È sempre più frequente in questi giorni di sentire cose che non posso più sentire. Ospedali, pronto soccorsi che chiedono il tampone Covid prima di dare una prestazione. La suora in Puglia che ha atteso 2 ore per un colpo di calore ed è morta. Gente che deve fare la gastroscopia, la colonoscopia. Ma dove è scritto che bisogna fare i tamponi Covid? Chi fa fare il tampone Covid è un ignorante, nel senso che nel 2023 ignora i pro e i contro di fare questo tampone. Quindi basta fare tamponi, segnalatemelo, scrivetemi, farò di tutto per far sì che si smetta di fare i tamponi. Le regioni che ancora chiedono i tamponi per l'ingresso in ospedale sono regioni che lavorano male sul Covid, devono imparare a lavorare, devono imparare a leggere la letteratura. Non c'è nessuna raccomandazione né italiana né internazionale che preveda l'uso del tampone. Chi chiede ancora il tampone è un ignorante. Noi nella mia regione abbiamo smesso nella Liguria di farlo da tanti mesi e le cose funzionano perfettamente. Basta, segnalatemelo, vanno segnalati questi casi perché vuol dire che chi oggi fa fare un tampone per entrare in ospedale non è dalla parte vostra, non è dalla parte del cittadino, non è dalla parte del paziente, ma è dalla parte dell'ignoranza.